Senza alcuna ombra di dubbio il quadro macro continua a rimanere piuttosto complicato. Abbiamo iniziato il 2022 con la recrudescenza del Covid, dell'arrivo della variante Omicron. Oggi abbiamo a che fare con rischi geopolitici in aumento e in particolar modo è sotto gli occhi di tutti la situazione piuttosto complicata fra Ucraina e Russia. Tendenzialmente noi rimaniamo nel campo di quelli costruttivi. A livello globale non ci aspettiamo una recessione, abbiamo in mente una crescita che in aggregato dovrebbe essere superiore al 3%, quindi di fatto superiore alla media storica degli ultimi 10 anni. Ovviamente questa crescita va un pochino, specificata fra aree geografiche. Continuiamo a vedere fare bene gli Stati Uniti d'America, perché il consumatore americano è ancora in ottima salute. Vediamo la Cina fare bene, perché? Perché è supportata dalle autorità sia di politica fiscale che di politica monetaria, e quindi questi due giganti dovrebbero di fatto sostenere l'area dell'euro, che si rallenterà un pochino quest'anno, ma secondo noi non entrerà in recessione. Ovviamente con tutto quello che sta accadendo sul piano geopolitico è evidente che i prezzi tanto del cibo quanto i prezzi energetici si stanno muovendo molto sui mercati, c'è stata grande volatilità. Qual è l'impatto inflattivo per quest'anno? Beh, tendenzialmente gli eventi hanno spostato un pochino il picco inflattivo che noi ci aspettavamo nel primo trimestre, ora verrà raggiunto nel secondo trimestre sia negli Stati Uniti che nell'area dell'euro. Però non è cambiata la nostra view sostanziale, continuiamo a vedere un'inflazione a livello headline che tende a scendere nella seconda parte di quest'anno, questo vale per gli Stati Uniti e vale per l'area dell'euro, mentre in Cina la situazione è un pochino diversa. In Cina abbiamo oggi una fase di disinflazione, di rallentamento, di inflazione piuttosto debole, e ci aspettiamo invece un'accelerazione nella seconda parte di quest'anno. Le banche centrali sono state protagoniste sicuramente in questo inizio d'anno. Che cosa ci hanno detto le più importanti? Tendenzialmente la Fed ci ha detto che ha intenzione di andare avanti con il piano di rialzo dei tassi di interesse, ha di fatto detto che consegnerà al mercato quello che il mercato si aspettava, e non ha escluso ad esempio aumenti anche un po' più aggressivi rispetto al 25 basis point, diciamo così, più canonici, più tradizionali. La BCE invece è rimasta su posizioni piuttosto rigide contro l'inflazione. L'inflazione è il nemico, l'ha fatto capire chiaramente Christine Lagarde, quindi ha deciso di interrompere il programma di APP e ha aperto ad una possibilità di rialzo dei tassi già entro la fine di quest'anno. Invece la PBOC rimane molto accomodante. Perché? Perché c'è anche un tema non solo di inflazione debole, che abbiamo visto prima essere diciamo così importante, non certo in sync con quanto sta accadendo negli Stati Uniti nell'area dell'euro, ma c'è anche un tema di crescita, perché la recrudescenza Covid in alcune zone cinesi può far rallentare i consumi privati tra il primo e il secondo trimestre di quest'anno. Cosa ci aspettiamo noi invece? Quello che ci aspettiamo è che soprattutto Stati Uniti ed area dell'euro, quindi Fed e BCE, non consegneranno tutto quello che si aspetta il mercato. Perché? Perché vediamo un'inflazione che dovrebbe rallentare nella seconda parte dell'anno. A livello core negli Stati Uniti, sia al lato beni che lato servizi che salari, ci dovrebbe essere, diciamo così, un allentamento delle pressioni. Per quanto riguarda l'area dell'euro, anche qui ci aspettiamo che la BCE consegni meno di quello che il mercato sta apprezzando, quindi noi non ci aspettiamo rialzi quest'anno. Perché? Perché secondo noi la funzione di reazione della BCE è piuttosto chiara. Loro ci hanno detto che prezzi energetici alti sono sufficienti per interrompere QE, ma per vedere dei rialzi dei tassi di interesse ci devono essere i salari, e noi non ci aspettiamo degli aumenti salariali forti quest'anno nell'area dell'euro. Diciamo che per ora nella gestione degli asset più di rischio manteniamo una view neutrale. Una view neutrale che è figlia di cosa? È figlia un po' della grande incertezza che abbiamo davanti a noi. Perché se da un lato il quadro macroeconomico dal nostro punto di vista non è così negativo come magari si può leggere in alcune tipologie di narrative di mercato, dall'altro è evidente che ci sono molte incertezze. Quindi preferiamo mantenere a livello degli asset rischiosi
rischiosi un'intonazione neutrale e preferiamo giocare un po' all'interno dei settori. Ad esempio, siamo concentrati sulla tecnologia, pensiamo che lì ci sia spazio per fare bene, soprattutto in quei nomi che sono particolarmente, si dice, cash rich, per cui anche in un contesto di tassi reali in salita tendono a rimanere resiliente, anzi a sovraperformare quegli elementi del comparto tech che invece hanno qualche problema in più in termini di profittabilità e disponibilità di cassa. Lato tassi, diciamo che tassi di interesse che vediamo oggi sul mercato, mi riferisco ovviamente ai titoli governativi, tanto negli Stati Uniti quanto nell'area dell'euro cominciano ad essere interessanti, quindi di fatto abbiamo deciso di iniziare ad aggiungere duration in modo più convinto negli Stati Uniti, un filo meno nell'area dell'euro, ma tendenzialmente stiamo aumentando la quota di questi asset nel nostro portafoglio. Perché? Perché pensiamo, per le ragioni che dicevo prima, che entrambe le banche centrali, Fed e BCE, non consegneranno quello che il mercato si aspetta e quindi c'è spazio probabilmente per vedere rendimenti un filo più bassi, quantomeno nella parte centrale dell'anno. Concludo con un commento sul dollaro, lo vediamo in trading range e poi tendenzialmente secondo noi c'è spazio perché il dollaro perda un pochino di momento andando verso il secondo trimestre di quest'anno.